casa. Inoltre, chiamiamo un altro grande personaggio per quanto mi riguarda, perché è stato un simpaticissimo, che ha trascorso con noi il weekend. E lui ha avuto un ingresso in antologia, è Francesco Maggi, e viene da Lecce, e si è venuto a fare il weekend da solo. Ma adesso ci deve spiegare una cosa bella, la vogliamo sentire. Bella raccontata. Io mi permetto di svelarlo a tutti, possiamo dire. Allora, praticamente questo libro ha vinto con la poesia che è legata a un ricordo, diciamo, di infanzia. Ricordo prematrimoniale. Poi cosa è successo? Lui voleva portare molto prematrimoniale. Voleva portare così per festeggiare San Valentino, voleva portare anche sua moglie. La quale che però, moglie da quanti anni? Cioè, da una vita. Da 40 anni, solo 40 anni, se sciocchezza. E quindi praticamente la moglie si è risentita, dice: ma il ricordo la patina lì? No, e faccio un ricordo. L'ha mandato da solo. Poi oggi però ci siamo fatti una ragione. La verità è un'altra, che la moglie non gliel'ha voluto confessare. Il problema è che c'è il cagnolino a casa, quindi il cagnolino non lo lascia. Allora, trovate la scusa della gelosia, fatta la scenata di gelosia, però il problema è che il cagnolino non lo lascia. Ok, facciamo una allora, declamata così che in sera non la declamata. Ha detto: io non mi impegno, ne faccio un'altra per lei. Ma dico, no, c'è un altro motivo, quello non c'è più di casa. E allora è stata una... è stato un caso, e tu provo, ci danno prossimo, prova a fare un'altra cosa dedicata a lei. Allora, io vi voglio raccontare una breve storia, no? Che la mia, come mi sono avvicinato al mondo magico della poesia. Io ho 67 anni, non sono un autodidatta, cioè un lavoro più che altro mi ha portato ad avere a che fare con i numeri. Appena riesco forse a fare qualche lettera, qualche cosa, non so. Allora, ogni anno, siccome la poesia è patrimonio dell'UNESCO, ogni anno l'Università di Lecce, il 21 marzo, che è la giornata mondiale della poesia, patrocinata dall'UNESCO, l'Università di Lecce fa una grande manifestazione nell'Aula Magna per i suoi studenti e anche per i corsi, per i docenti della sua università, del suo ateneo. Anche io mai ho avvicinato le poesie, neanche l'ho studiato ai tempi miei. Cioè, un docente amico mio dell'Università di Lecce mi dice l'anno scorso, 21 marzo 2016, Franco, ho scritto una poesia per il mio ateneo, però mi devi fare la cortesia, tu me la devi declamare. Dico, ma stai scherzando? Dico, io declamo una poesia? No, guarda, no. Insomma, mi disse, dico, guarda che io ti metto in mezzo ai guai a te. Dice, ma io non ce la faccio. Dice, sai, con il pubblico io riesco a scrivere, però non riesco a declamare. Ok, mi feci forza, c'erano 500 studenti, un centinaio di docenti, e andare a declamare questa poesia. Alla fine mi dissero i docenti, la prossima poesia deve essere la tua. E io sono stato attratto dal mondo della poesia il 21 marzo del 2016. Dunque, non aspettatevi tanto. E allora questa sera invece è il mio esordio. Perché il mio esordio? In veste, tra virgolette, di poeta. Perché io le mie poesie che ho fatto in questo anno sono prettamente autoprogrammiche, e parlano d'amore e basta. Anche questo stare insieme del Regno San Valentino l'ho visto attinente a quello che è la mia poesia, che io per questa rassegna, questo luogo d'incontro, ho portato questa poesia, che il titolo sta come ricordo. Sei stato quel mare a cui affidavo i miei sentimenti, te che mi hai ispirato a cantare.
il tuo stagno vicino mi ha trasmesso sensazioni mai vissute. Maligno, pesante, hanno chiuso il spazio. Ma tu sei rimasta sempre in scena, col tuo cuore, che mi accompagnerà per tutta la vita. Non ho la forza per farti uscire dal mio pensiero, le tue parole hanno traccia del mio cuore. Qualcosa di noi ci unisce, come le stelle distanti che nel villano fanno insieme. Se un amore è pensato e mai vissuto, che nessuno un domani può calpestare, un forte raggio di sole, dalla luce ai nostri pensieri, per non dimenticare i tempi vissuti mai consumati. Concludo ringraziando questa coppia che veramente ha avuto un grande coraggio, perché la poesia è velata da sempre, perché esprime i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, e a volte non le vogliamo esprimere in pubblico, invece dobbiamo avere il coraggio tutti quanti. Io l'ho fatto questa sera, questa è una poesia autobiografica, di rompere questo silenzio. Grazie. Perché non facciamo male. Grazie. Per dire le nostre cose che abbiamo visto nella vita. Questa è la poesia, il nostro mondo. Grazie. Ok, adesso passiamo presto a chi non è stato pregato ieri sera, e quindi io chiamerei qui vicino.